Ciao, bentornati a School of Running. Sapete di cosa parliamo oggi? Vi ho dato l'idea? Respirazione. E parleremo di come la respirazione può accompagnarci a migliorare la qualità della nostra vita e soprattutto come possiamo impiegarla per migliorare le nostre performance e per godere sempre di più della nostra passione per la corsa. Lo faremo con un personaggio che vi resterà nel cuore, che io ho nel cuore da tanti anni e che sono sicura piacerà anche a voi. Andiamo a conoscerlo. Volkswagen. Ciao Mike, come Ciao. Stai? Stanca? No, oggi no. Ok. Benissimo ragazzi, allora oggi vi abbiamo anticipato in sigla che vi parleremo di qualcosa che vi sembra essere estremamente spontaneo e naturale e che invece ha necessità di essere governato per darci una maggior qualità di benessere possibile. Oggi parliamo di respiro. Ciascuno di voi probabilmente, lui è un campione di apnea e quindi vi portiamo oggi con Mike Maric, che oltre ad essere un essere stato un campione stato, di apnea, passato. Oggi è un grandissimo autore di libri che vi invito anzi ad andare a cercare perché offrono degli spunti molto molto interessanti. Grazie. Oltre che un docente. Sì, sono medico, sono docente e sicuramente la tecnica, la scienza del respiro è sicuramente il mio topic di ricerca da svariati anni. E oggi lo portiamo. E che migliore tipo di atleta di un apneista per parlare di respirazione e di gestione corretta della respirazione in tutto quello che facciamo, sì, in funzione dell'ottenimento di una qualità di benessere, di una quantità di benessere maggiore possibile, perché il respiro, che viene tanto sottovalutato e dato per scontato, in realtà ha un potenziale enorme in ottica di ricerca di benessere per ciascuno di noi. Assolutamente sì, il respiro negli ultimi anni, le ricerche mediche stanno evidenziando come nello sport, ma soprattutto anche nell'area salute e benessere, riveste un ruolo importante. Tu pensa, Nicole, oggi si parla di marginal gain, cioè di guadagni marginali, e la respirazione ha un valore intorno al 2-3% in una prestazione sportiva per gli atleti d'élite. Ma pensa alle proporzioni tra atleta d'élite e una persona, diciamo, normale, cioè un amatore che comunque ha un lavoro e poi si dedica anche alle altre attività come la corsa. Pensa quanto incida il respiro su questa sfera, e parlo non solo di performance sportiva, ma anche su quello che, per esempio, è il benessere mentale, la gestione di una gara, di un'interrogazione, di una corsa che ci mette un po' di ansia. Pensa Mike che in questo cluster del quale tu sei protagonista oggi e che ha anticipato il tuo incontro con tutta una serie di altri argomenti, noi stiamo ponendo un focus primario, una sorta di spotlight, sul benessere dell'individuo attraverso l'attivazione del corpo. Attivazione del corpo che per noi deve essere anche consapevolezza. Abbiamo parlato anche di gestione di stati d'ansia, di cose di questo genere. Il respiro in questo è assolutamente un grande aiuto. Il respiro è la principale forma di autocontrollo che l'essere umano ha, e il respiro viene indicato come regolatore delle nostre emozioni, anche perché noi viviamo di emozioni, le nostre scelte sono condizionate dalle emozioni che viviamo, e spesso ci dimentichiamo non solo di respirare, perché spesso stiamo in apnea, ma dimentichiamo come il ritmo del cuore è dettato dal ritmo del respiro. Quindi essere consapevoli del nostro respiro vuol dire che ci aiuta nella gestione di quello che oggi viene chiamato lo stress. E ti dirò di più, già nel 2017 è stato pubblicato un articolo medico sulla rivista Science, che è la rivista a più alto impact factor, cioè un po' la Bibbia della divulgazione scientifica, in cui veniva evidenziato come proprio la respirazione consapevole modula l'arousal, quindi il nostro stato di attenzione, le nostre emozioni e lo stress. Quindi respirare in maniera consapevole e corretta è oggi scienza ed è un percorso che bisogna apprendere step by step. We'll be right back.
Io ricordo ancora la prima volta che ti ho conosciuto ed erano, adesso non voglio dire 20 anni fa perché poi si fa rapidamente il calcolo, comunque io ero una ragazzina e a un certo punto, allora correvo un po' più seriamente, tu cominci a dirmi, insomma, ma sai che cos'è la respirazione diaframmatica? E io dico, ma che cosa sarà mai la respirazione diaframmatica? E ricordo che mi spieghi, ma insomma il diaframma è questo grande ombrello che sta sopra i tuoi visceri, se tu impari ad abbassarlo dai la possibilità ai tuoi polmoni di incamerare più aria, di avere quindi più spazio, quindi allungarsi ed ingrandirsi all'interno della tua cavità toracica per poter incamerare più aria possibile. E ricordo che allora tu mi dissi, ma sai come fai per capire se stai respirando correttamente? Appoggia una mano qua, una sulla pancia e vedi quale delle due sostanzialmente sì. Si muove quando inspiri e quale quando espiri. E immediatamente, io convinta, figurati atleta, governo, corpo, cosa, mi resi conto di respirare esattamente allo sposto rispetto a quello che tu mi hai insegnato essere un'efficienza respiratoria. Nella sostanza, in questa puntata vorrei che quello che tu hai insegnato a me allora lo portassimo a tutti i nostri ascoltatori per dare anche a loro lo stesso beneficio che allora tu hai dato a me. Quanto tempo abbiamo? Cerchiamo di essere più rapidi ed efficaci. La respirazione è un percorso, voglio subito essere pratico, sai che okay. Con gli atleti sono pratico. Allora, iniziamo dalla base, mano al petto e mano sull'addome. La respirazione addominale, anche se dovremmo parlare di respirazione diaframmatica, si parte da una consapevolezza, come sto respirando, la base. Quindi, se muovo la parte alta toracica, sto respirando però non nella maniera più corretta possibile. Se invece inspiro e gonfio l'addome e quando espiro sgonfio l'addome, allora sto portando attenzione alla parte diaframmatica, il muscolo più importante del respiro. Però è chiaro che applicarlo costantemente nell'arco di tutti i giorni della vita e nello sport non è una cosa così immediata, richiede coscienza e consapevolezza. Cosa fare? Allora, bisogna conoscere il diaframma, questo ti faccio subito un esercizio strong. Dividiamo la respirazione in 4 atti. Inspiro, rilascio passivamente, dopodiché continuo ad espirare in maniera attiva, andando a lavorare sull'addome, sul retto dell'addome e i muscoli addominali, espiro e poi rilascio e prendo aria. Facciamolo assieme. 4 step, prendiamo aria, ti gonfi, piccola pausa in apnea, rilascia, stop. Butta fuori tutta l'aria che hai, fuori, tutta. Ok, benissimo, trattieni un attimo, sulle spalle, dritta, morbida, prendi aria. Hai sentito qualcosa che si è mosso qua sotto? Ok, hai sentito che l'aria è entrata in maniera automatica? Hai mosso il diaframma. Questo è il punto d'inizio. Ok, adesso ci fai vedere qualche esercizio che possiamo in qualche modo implementare nel nostro quotidiano anche a riposo e poi mi piacerebbe che tu ci dessi qualche consiglio su una coscienza respiratoria durante il running, perché noi di questo parliamo. Pronto. Ti lascio la scena. Va bene. Io credo che il modo migliore per imparare a respirare sia sdraiandosi, per esempio per terra o in questa posizione, per chi non ha proprio consapevolezza del respiro, iniziare a fare quello che abbiamo fatto noi, una mano sull'addome e una sul torace, e porsi 4 domande. Punto primo, come sto respirando? Respiro con la bocca o respiro col naso? Primo punto essenziale, la respirazione nasale, imparare a far entrare e uscire l'aria dal naso. Seconda domanda, dove è collocato il mio respiro? Cioè, respiro è muovo il torace, oppure respiro e tengo fermo il torace e muovo l'addome. Vedi in questo caso che io inspiro ed espiro tenendo ferma la parte toracica e muovendo solo la parte addominale, senza forzature, non dobbiamo esagerare troppo, va bene così all'inizio. Terza domanda che uno deve porsi è: il mio respiro, adesso che sono tranquillo, è corto e frequente, cioè perché sono in ansia, perché ho un problema, perché sono stressato, o un respiro è lungo e profondo? Cerco di seguire un ritmo, hai visto, io prendo aria dal naso, gonfio il basso e poi sgonfio il basso e vado verso l'alto. Ultima domanda è contare i miei atti respiratori.
Perché se siamo in un range in totale tranquillità di 14-16 atti respiratori, dai 12 ai 16 via, siamo in una condizione di normoventilazione. Se ne abbiamo di meno non è un grosso problema, ma se ne abbiamo di più, che superiamo i 20 atti respiratori al minuto, allora facciamoci qualche domanda. Una ventilazione eccessiva che quasi diventa iperventilazione, perché magari siamo poco stressati, abbiamo un poco di ansia, allora imparare a controllare il respiro è fondamentale. Questo è l'esercizio step. Poi, per quanto riguarda il diaframma, allora ci sono tanti tipi di esercizi. Il primo è, per esempio, imparare a sentirlo. Inspirare e sentire che le mani adagiate sul fianco dell'addome gonfiano l'addome e si retraggono associato al movimento dell'addome. Spesso il diaframma è bloccato. Perché? Perché soprattutto in situazioni stressogene è il primo muscolo che risente degli stati emotivi. Spasmi del diaframma, contratture del diaframma e via dicendo. E nella corsa questo si evidenzia tantissimo. Dopo un po', pam, sei bloccato. È il classico, oddio, mi fa male il fegato o la milza. No, è uno spasmo del pilastro anteriore del diaframma che ti blocca nel respiro e quindi quando sei lì che dici, oddio, non ce la faccio più, riuscire a respirare, ma l'arma preventiva è farlo prima di andare a correre. Altro esercizio molto semplice, per esempio, è quello di imparare a sentirsi in posizione di lateralità di sicurezza. Per esempio, ho il costato schiacciato sul pavimento, una mano l'appoggio sul fianco e cosa faccio? Inizio a sentire che inspiro, gonfio l'addome e quando sgonfio accompagno la retrazione addominale, la retrazione del diaframma, che mi aiuta a svuotare i miei polmoni. E più io svuoto i polmoni, più il diaframma si alza, più aumenta la forza del diaframma. Lo stesso esercizio si può fare, per esempio, a pancia in giù. In questa posizione, oppure in questa posizione, io inspiro e cerco di gonfiare la schiena. Mettimi una mano qua. Senti cosa succede. Inspiro. Percepisci che io sto gonfiando la schiena? Sento che si alza. Senti che si alza la schiena? Sì, esattamente. Certo. Sto lavorando col diaframma. Quindi il movimento che io sento non è perché tu incameri aria anteriormente e quindi la colonna poi si alza? Assolutamente, ma è dettata dal diaframma, perché il diaframma ha delle connessioni con le vertebre lombari e bisogna fare un lavoro chiamato in 3D, tridimensionale, su tutti gli ambiti diaframmatici, anteriore, laterale e posteriore. E questo è solo un piccolo esempio di cosa si può fare in maniera molto semplice. Poi ci sono degli esercizi anche decisamente più evoluti. Uno fra tutti, se vogliamo fare uno step superiore, è per esempio, che è molto utile nella corsa ma anche negli sport in generale, allungare la fase di espirazione. Sempre in totale tranquillità, prendo aria, espiro il più a lungo possibile. Cosa succede? Nella mia ispirazione il diaframma sale verso l'alto, riduce i volumi polmonari, mi riduce il volume residuo, ma attiviamo il trasverso. Il trasverso è un muscolo espiratorio, è un addominale profondo e lavorare sul trasverso aumenta la resistenza per il diaframma, che aumenta la sua forza. Quindi lavorare sul trasverso attraverso un'espirazione lenta e prolungata è molto utile per favorire la respirazione, perché poi l'obiettivo è, attraverso l'espirazione, potenziare la inspirazione, che è quello di cui uno sportivo ha bisogno. Gli esercizi sul trasverso sono tantissimi, bisogna imparare a sentirlo, allungare la fase di ispirazione e poi magari associare dei movimenti. Per esempio, facciamone uno, guarda. Appoggi le mani lungo la zona inguinale, prendi aria con me, espira, fai una leggera pressione ai lati dell'inguine e dovresti sentire la parete inguinale che si tende un pochettino, dovresti sentire una leggera tensione, giusto? Sì. Perfetto, sì. Stai attivando il trasverso, benissimo. Mettiamo le mani incrociate sul petto, mi raccomando, anche inchiodate, okay. Va bene? Io ti chiedo adesso di inspirare, inizi l'espirazione lenta e prolungata, e adesso pian pianino ruoti la tua destra in maniera sincrona, così, ancora, 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 espirando, e dovresti percepire una sensazione di tensione, sì, sul lemilato opposto, sì, controlaterale. Sì. Perfetto, inspira, ritorna, butta fuori e ruota dall'altra parte. E dovresti sentire
Sì. Qui sulla destra, giusto? Sì. Perfetto, questo è un esercizio molto semplice di attivazione del trasverso associato alla respirazione. Chiaro che da qui poi ce ne possiamo fare sempre di livello crescente e più impegnativo. Mike, fermati. Ci hai detto un sacco di cose bellissime, ma io vorrei prendermi un po' più di tempo questa volta, in modo un po' eccezionale rispetto alle nostre abitudini, e chiederti se hai voglia di girare una seconda puntata con noi per poter approfondire tutte queste cose interessantissime che ci stai dicendo. Affare fatto. Te la senti? Assolutamente. Dai, allora sì. Ci rivediamo qui tra pochi giorni e ricominciamo a parlare a voi di un tema fondamentale, la respirazione. Non perdetevelo, pochi giorni e torniamo con la seconda puntata. Direi tratteniamo il respiro. Esatto.